Nelle puntate precedenti Siamo nella zona industriale di Alcuose. Inizia ufficialmente l'esplorazione. Maserati, Ferrari, Bentley. Abbiamo trovato un cimitero di BMW. Questa è completamente GTA San Andreas comunque. No! Andiamo a mangiare un po' di street food a Dubai. Quindi siamo arrivati? Full Wahumus. E siamo ad Al Barsha, hai detto? Siamo ad Al Barsha, non lontano dal molo di Emirates, quello della pista da sci. In particolare c'è una cosa che mi piace tantissimo di questo posto è che regalano il cibo a chi non se lo può permettere. Bellissimo, no, serio? Puoi permettere il cibo, è gratis, è un dono di Allah. No, vabbè, devastante. E quindi arriva l'operaio, magari gli danno la busta di falafel o la parata, il pane, quello che sia. Beh, bellissima sta cosa. Al Barsha, perché non lo sapesse, si trova più o meno all'incirca tra Marina e Downtown. Non siamo quindi neanche troppo lontani dal Quartz, dalla zona industriale dove eravamo prima. E allora proviamo questo cibo traditional. Quindi mi stai dicendo che questo è il segreto per poter fiutare bene le macchine abbandonate? Mangiarsi un... come hai detto che si chiama questo tipo di hummus? Beirut. Perché c'è la menta. Un hummus con la menta neanche mai mangiato. Poi ho preso una bella spiattellata di falafel. E per la prima volta andiamo a prendere un full egiziano. Che sono? Non altro che una zuppa di fave. Ho sempre mangiato la zuppa di lenticchie o altre tipi di zuppe, ma di fave non l'ho mai mangiato. Vediamo un po' che cosa arriva. Oh, non l'ho mai visto verde così un hummus. Io ne vado pazzo di hummus. Perché c'è la menta dentro? Il full, che è questa zuppa di fave, e tra l'altro lo usano per colazione in Egitto. Ah, si sparano la zuppa di fave? Esatto, falafel, che sono le polpettine sì, solite, un po' di sottaceti che servono sempre, e come puoi vedere non ci sono posate, perché si usa il pane. Ah, si mangia così. Non me ne ero accorto, non ci sono le posate. Uso il pane come posata e via, ok. E si usa solo la mano destra. Perché nella tradizione musulmana la mano sinistra la usi per pulirti le parti intime. E allora non è la mano pura per la... Una mano si mangia, con l'altra si caga. Ma meno male che tu me l'hai detto, perché mi sto già immaginando la scena. Ottimo, quante cose si imparano. Quindi mano destra, ragazzi, sempre. Anche da mancini. Andiamo di hummus con la menta, perché mi ispira proprio. È buonissimo, cioè questo è proprio super morbido, super fresco. Mo' la curiosità è... Ha un gusto che non ho capito. Questo è l'esatto gusto di quando assaggi qualcosa che non hai mai assaggiato e non lo sai descrivere. Comunque mi hanno sempre detto che la droga a Dubai non esisteva. Non hanno mai provato l'hummus con la menta. Quindi cosa abbiamo speso? 45 dirham. 45 dirham, 10 euro. 10 euro. 5, facciamo così, lasciamo gliene 60, così almeno. You can buy food for others. Due falafel in omaggio, lasciate. Un dirham sono 3 falafel, quindi 45 falafel in omaggio. Olè! E quindi ora, ultima destinazione. Andiamo verso la casa d'aste. Penso che siamo arrivati, Emirates Auction. Allora, qui siamo nel parcheggio esterno di Emirates Auction. Come vedi ci sono tutta una serie di camion recovery. Cioè è proprio il nome, quindi il nome della casa d'aste. Quindi tutte queste macchine sotto i tendoni, infatti si vede che sono trattate bene, non al sole. Sono tutte in vendita sul sito. Gran parte delle auto sì, tipo ho trovato questa Audi R8, che è questa. Ok. 80.000 dirham. 20.000 euro. 20.000 euro. 20.000 euro. E dopo possiamo farci dare anche le chiavi, possiamo metterle in moto. Fantastico. Io mi ricordo che ho guidato questa macchina solo come test drive in Sardegna. Mi sono dovuto registrare qua. La porti a casa con niente. Cos'è che hai trovato? Una Cadillac DeVille del 59, 180.000 dirham. Sarebbero l'equivalente di 40... Quasi 50.000 euro. Quasi 50.000 euro. Però ad esempio Audi R8 del 2008, 80.000 dirham. L'asta scade tra 3 ore. È facile che proprio sotto scadenza d'asta i prezzi salgano. Poteva anche costare meno. All'inizio magari è stata messa in vendita a 500 dirham. Ma come? A 125 euro? Sì, però tanto nessuno... Se non arriva, certo. Tanto lo sai che sotto data, boom, schizzano. Ma queste macchine, oltre ad essere pulite, sistemate, cioè... Te la prendi così com'è? Cioè non lo sai se funziona o no? No, se la batteria è scarica non la metti neanche in moto. Ah, cioè tu non... La chiusa. Cioè non puoi accenderla. Non puoi fare... Cioè loro se non... ti danno le chiavi. Se non sta accendendo... ci sono. Perché se l'auto è stata abbandonata non ci sono le chiavi, ovviamente. Vabbè, è un po' una sorpresa, diciamo. Ah, però comunque, ok, c'è scritto... C'è un report, esatto. Ok, quindi cosa dice che... Che ci sono perdite, alcune riparazioni... Da fare. Sì. C'è qualcuno che quindi fa gli affaroni e le rivende? Chi fa l'affarone e le rivende, probabilmente qualcuno... Uno che ne capisce tanto di auto. E che magari o è un meccanico o ha un garage di fiducia. Ad esempio, così in 5 secondi al volo, ho trovato un Audi R8 del 2009, quindi più recente, con 100.000 km, da un concessionario che quindi ti dà un minimo di garanzia, a 120.000 dirham. Quindi 10, a 10.000 euro in più. A 10.000 euro in più.
Ok, quindi non sempre vederla a 20.000 euro, questa sembra un affarone, ma poi boh, chissà dove. A maggior ragione se te la devi portare in Italia. Trasporto, IVA, dazi e poi non sai neanche se te la immatricolano. A quel punto la compri solo per qua. Ma raga, ma che cos'è questa macchina? Ma è nata piccola. Cioè sembra la Mercedes G, ma è tipo... Ma raga, ma è bassissima. Ma è tipo la macchina, il cinquantino, quella che guidi col patentino. Raga, ma è bassissima. Cioè non ve ne rendete conto. È la macchina dei nani. 125.000 euro. La macchina dei sogni, raga, 125.000 euro. E anche qua, boh. Questo probabilmente perché è un Mercedes classe G, nuovo di vacca. Tenuta così bene, abbandonata, messa all'asta, qualcosa... No, qua è facile che è stata confiscata a qualcuno che non è riuscito a pagare le rate. Oh, chissà. A me piace sempre di più la storia che potrebbe essere qualcuno scappato, è sempre più divertente. Dai su raga, questa macchina è bellissima, doveva per forza appartenere a qualcuno che ha fatto qualcosa di illecito. Qua addirittura abbiamo anche una Lamborghini Urus. Guarda la targa. No, qua non ci scappiamo, Qua non è qualcuno che non è riuscito a pagare le rate. No, qua con la targa numero 20, ricordatevi, cioè questa non vale niente se c'è una targa del genere. Sa chi l'ha comprata, no? Questa... Proprio il prezzo, quanto costa una roba del genere? Cioè, con quella targa lì non può costare poco. Continua e continua, cioè è lunghissimo. Cioè, non so se rende l'idea, Cioè, c'è un chilometro di tendoni con auto. Cioè, anche questa mi affascina un botto. Tutta nera opaca, vetri oscurati. O sei un capo mafia o è una macchina dove ci escono quelli della SWAT. No, basta, sono innamorato. Raga, io direi di organizzare una colletta. Siamo tornati in reception e abbiamo chiesto di poter mettere in moto la Mercedes. Andiamo un po'. Sì, me la ricordo proprio bene. Hai capito? Vai sul sito internet, dici voglio provare questa, ti danno la chiave, entri in macchina. E anche qua fai gli affari tuoi. Comunque diciamo già che c'è la chiave, possiamo anche metterla in moto. Sì, questa è come quella che avevamo guidato a marzo. Mamma mia. Cioè non avete capito raga, questa che macchina figa è proprio. Cioè qua ti senti un boss. Sì direi di sì. Quindi questa costa 125.000 all'asta. Sappiate che per qualsiasi motivo io dovessi fare una barcata di soldi, questa sarà la mia macchina. Cioè non c'è bisogno di spoiler. Video sorpresa della mia macchina, sapete già qual è? C'è tutto direttamente sul volante per poter fare cose. E poi è proprio comoda. C'è anche qua che ti avvolge tipo cuscino sui lati. Bella, peccato che sono povero. Però mi piace proprio il fatto che tu qua arrivi, chiedi, voglio quella macchina, la voglio provare. Bene, sì, tieni, chiave in mano, vai, fai quello che vuoi. Qui abbiamo Nico che sta prendendo il cofano. Andiamo a vedere un po' davanti. Qua tutto a posto, fratelli. Qui funziona tutto, il motore è originale, non è stato messo una carrozzeria diversa. Come seconda automobile abbiamo chiesto di entrare nella Cadillac che abbiamo visto sul sito, quella del 65. Bellissima anche questa M5. Questa è proprio bella, guardate quanto sospensioni bassissime. Poi invece abbiamo la parte dell'officina dove fanno i check-up, dove le sistemano, le guardano, le puliscono. E la cosa è che se vieni ogni settimana vedi delle macchine diverse. Qua abbiamo, cioè questa è quella di Bumblebee, totale quella di Bumblebee. Cos'è sta macchina? Ma che cazzo è? Ma che figata, ma quanto è lunga? Ma cos'è? Tale USA, ma c'è la macchina di un presidente. Questa è la macchina di un presidente. 012, adesso andiamo a vedere sul sito cos'è. È una Classic Motor Carriage Company. Che cosa? Tiffany Classic Coupé. Tiffany Classic Coupé. Quindi non ho capito, qual è il nome del brand? A Classic Motor Carriage Company. Mai sentita in vita mia, però credo di avere una nuova macchina preferita. Che cos'è questa macchina, raga? Ma che cazzo? Mi arriva alta tipo all'ombelico questa macchina. Oh, eccoci arrivati. Vabbè. Wow, che bella. Questa è quella che abbiamo messo sul sito prima. Vabbè, ma stiamo scherzando qua. Bellissima. Tanto voglio salire anch'io. Quando vai a mangiare ai diner, quelli americani? No. Andiamo in luna di miele? C'è puzza di merda di cavallo. Sì. Perché? Cioè, ma quando mai sarei salito su una macchina del genere in vita mia? Però non si accende. Oh, ce l'hai fatta! Cioè, il volante è gigantesco anche. A parte che stiamo a pezzare, è una sauna. Cioè, allora, bellissima sta cosa. Cioè, se cerchi di aprire questo, stai aprendo questo piccolo finestrino. Mentre, un po' macchinoso, se vuoi tirare giù quello grosso, è questo. Eccolo qua. Wow! Ma quanto è bella! Questa sembra fatta abbastanza bene, è facile che era di un collezionista. Tutto sta che devo scendere perché sto morendo. Di una comodità devastante. Perché comprare una Lamborghini quando puoi essere un signore con questa? Ma questa macchina cos'è? Cos'è sta roba? Hanno customizzato una Bentley con 4 tubi di scarico. Cioè raga, questo è tutto homemade. Ruote tirate all'infuori, minigonne, sempre queste robe tipo squalo, ali di pistrello. Cioè qua ne hanno fatto di lavoro, Che roba! Ha installato anche tutte queste, non chiedetemi come si chiamano, le prese d'aria. Perché le prese d'aria al contrario? Poi ne abbiamo un'altra sempre con le ruote che vanno fuori di 4 dita. Minigonne, Klenig Specials. Sarà anche questa tutta customizzata, Mercedes Benz. Fatto sta
che è tutto così. Cioè adesso io voglio arrivare in fondo. Cioè, che cosa mi aspetterà in fondo? Quale boss? Quale macchina? Qualche presidente di qualche boss criminale? Qualche miliardario che non l'ha abbandonata per piacere con la macchina? Cioè tutto così. Immaginatevi io che sto camminando così e ogni tanto giro, vedo una Mustang laggiù che la stanno caricando, facendo scendere. Mini Cooper. Qui invece mi sembra di vedere tutte macchine, sono tutte Nissan, botto di Nissan, Lexus. Poi abbiamo una Cayenne GTS, poi abbiamo una Mercedes AMG. Si prosegue avanti così, no? Una Porsche Cayman. Ma com'è che improvvisamente mi è venuta voglia di macchine, di appassionarmi ancora di più alle macchine? Già un minimo c'era, non troppo, forse poco, però a livello amatoriale estetico ho sempre goduto a vedere macchine belle. Cioè quando esci da qua, esci plagiato. Lo sto vedendo qua, ma anche qua. Questa è bellissima. E qua direi che siamo arrivati in fondo di tutta la parte, diciamo, coperta. Come ultima macchina abbiamo questa. Ha preso un palo? Forse qualcosa di più. Bello lo specchietto. Cioè mi sembra un centro commerciale delle auto. Bene o male, anche se entri nel centro commerciale solo per passarci del tempo, comunque esci sempre che hai comprato qualcosa. Cos'è questa macchina? Mercedes. C'ha 6 portiere, raga. Una Mercedes limousine. Mi sono addentrato sotto al sole, che ho visto da lontano questa Bentley. Cioè anche questa c'ha le ruote praticamente, è tutta schiacciata. Bello questo modello. Tra l'altro mi sa che si può aprire anche. C'è una vampata di calore devastante. È la prima volta che vedo una Bentley dentro. Da accendere l'aria condizionata sicuramente. In tutto questo ho perso Nico. Starà sicuramente comprando una macchina qua e là. Comunque c'è sempre qualcuno che ha da dire su Dubai. Ma a Dubai io ho visto delle cose che non ho mai visto in altre parti del mondo. E viaggiato veramente tanto. Ho visto delle macchine, raga, che non hanno senso. Questa per esempio me l'ero persa. Monte Carlo Chevrolet. Cioè non essendo appassionato di auto, per me vedere per la prima volta un gioiello del genere, dico, beh, che fai? Non ci fai un pensierino? E questa comunque fra tutte rimane la più tamarra uscito male che potessero mai concepire da un cervello. Oh, e poi che fai? Una bella Peugeot rosa, così un po' rosa peach, non la compri? Una cosa di sicuro è certa, dopo l'estate quando tornerò di nuovo a Dubai farò di nuovo un salto qua, perché voglio vedere se c'è qualcosa di nuovo che o di molto antico che non ho mai visto, perché è stato un giro fantastico, è stato come stare a un parco divertimenti. E ovviamente per gli appassionati non potevo che non mettere il Mitsubishi Lancer X, il quale c'è scritto non Evo. Io conoscevo la Evo, chi non l'ha mai presa nei giochi tipo Need for Speed. E per concludere questo giro Nico mi ha detto un'altra cosa. Come potete vedere, cioè Tesla, un'altra Tesla, un'altra Tesla e un'altra Tesla. E ovviamente la prima cosa da sciocco che ho pensato è: ah cavolo, allora chi ha dei problemi con il fisco, con qualcos'altro, non riesce a pagare le rate e compra tutte le macchine elettriche. In realtà no, perché Nico mi ha detto probabilmente se si vedono tante macchine insieme nello stesso posto per probabilmente lo stesso motivo è perché in questo caso non è fallita una persona, ma magari è fallito un concessionario. Ecco perché è pieno di Tesla completamente ed effettivamente nuove. Cioè si può denotare anche qua da dove si deve inserire la targa. Cioè completamente pulito, perfetto, viti anche nuove. Queste macchine non sono mai uscite da un concessionario. Vabbè, e che fai? Il Ferrarino non ce lo metti? Non ne avevamo visto abbastanza oggi. Dai, andiamo a casa, abbiamo finito il giro. Vabbè, dai, usiamo la macchina, la seconda, no? Quella solo per il weekend. Esatto. Salutiamo Emirates Auction, che più di una casa d'aste mi è sembrato quasi un museo di antiquariato delle macchine. Per me è un parco giochi. È stato qualcosa di veramente incredibile. Quindi questo video può concludersi qua. Noi ci si becca prossima settimana con un nuovo video da Dubai o in giro per il mondo. E grazie a quest'uomo oggi abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Assalamu. Ciao ciao.